disse Gesù a Sor Faustina, l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla divina misericordia. Attraverso l'opera della religiosa polacca, questo messaggio si è legato per sempre al secolo XX, ultimo del secondo millennio, e ponte verso il terzo millennio. Conosciuto come il Diario della Misericordia, circa 400 pagine per raccontare la storia di un'anima, pagine di grandissima poesia e teologia che hanno fatto il giro del mondo e sono state tradotte in tutte le lingue, arabo e cinese compreso. Parliamo del Diario di Faustina Kowalska, mistica polacca, conosciuta oggi come l'Apostola della Divina Misericordia. Le pagine scritte di suo pugno che vediamo per la prima volta in queste immagini rare e straordinarie raccontano il suo dialogo con Dio. All'interno sono conservate memorie, preghiere, apparizioni, profezie e fatti quotidiani. Da quanto scritto in questo diario sappiamo che Sor Faustina è stata destinataria di doni mistici come rivelazioni, stimmate invisibili, scrutazione dei cuori. Ma è soprattutto grazie a questo diario che il mondo ha potuto conoscere cosa è esattamente la Divina Misericordia. Nella nostra lingua attualmente la parola misericordia ha come organo simbolico il cuore, tutti lo capiscono, misericordia, cor cordis in latino. Nella Bibbia invece non è il cuore, perché nell'Antico Testamento noi abbiamo un vocabolo suggestivo, rechem, rachamim al plurale, che viene applicato a Dio stesso e che indica il grembo materno. Quindi l'organo simbolico è la tenerezza, la passione, l'intensità, l'amore della madre che è pronta, come diceva Gesù l'ultima sera della sua vita terrena, a dare la vita anche pur di salvare il figlio. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. Quindi c'è questa dimensione profondamente intima, personale. Dobbiamo ritornare ancora proprio a questo tema anche della tenerezza. E nel Nuovo Testamento abbiamo un verbo applicato a Gesù stesso che è identico come significato.
il verbo splagnizomai, che fa riferimento alle splagna, che sono proprio direi gli elementi generativi dell'uomo e della donna, quindi in questo caso la paternità e la maternità insieme. Faustina Kowalska nacque nel 1905 in questa umile ma dignitosa casa di un villaggio polacco. Fin dall'infanzia disse di aver sentito la vocazione religiosa, ma solo a 20 anni, dopo essersi procurata, lavorando come domestica, la dote e il corredo necessari per l'ingresso in un monastero, poté entrare nel convento delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. Lei era semplice suora, senza educazione, frequentata solo due inverni alla scuola, appena sapeva scrivere e leggere. Ma Gesù ha scelto proprio lei, non superiora, ma questa semplice suora che lavorava o in cucina, in giardino, portineria, per trasmettere al mondo messaggio della misericordia. Per 13 anni fu destinataria di apparizioni e visioni, ebbe il dono dell'ubiquità e della profezia. La sua vita di appena 33 anni l'ha trascorsa quasi sempre in questa piccola cella. Ha vissuto in modo semplice, spontaneo e allegro. Dove ci troviamo, Sor Grazia? Ci siamo nella cella di Santa Faustina, è un piccolo museo, una ricostruzione. Ci sono delle cose che però sono veramente appartenute a Santa Faustina Kowalska? Sì, ci per sono. Esempio? Abbiamo, per esempio, prima il mantello, il suo, proprio il suo. Che usava solo quando usava, faceva freddo, sì. Insomma, si metteva... sì, ma in Polonia è spesso freddo. Si metteva sì, bello. Mantello. Poi bello. Cos'altro abbiamo? Sì, abbiamo le statue di Gesù, Maria, dalla sua casa a Świnice-Warskie, dove sono un piccolo, la altarino, casa, piccolo sì. Altarino domestico che aveva sì, sua, a Rodina Kowalski. E poi c'è il suo bicchiere. Questo è il bicchiere con cui Faustina beveva? Beveva, sì, proprio, nella casa, non so dove, a quale casa, penso di... dal refettorio a Cracovia. Qua latte, insomma, quello che era. Ed era proprio quello che apparteneva sì, personale di Santa Faustina. Sì, di lei. Ultima cosa che apparteneva a Santa Faustina è la lampadina che usava proprio a Vilnius. Penso che durante quando scriveva il diario. E poi cos'altro abbiamo? Un altro è il quadro di Santa Faustina con la sua reliquia. Qui è molto di primo giovane, grado, sì, quella, la sua ossa. E anche quanti anni aveva? Ah, sì, non sono, forse 25. Sì. 25 anni. E invece il diario autentico, il diario scritto da Sor Faustina, quello scritto proprio da lei, dove è custodito? Ci sono 6 quaderni che abbiamo qui, proprio qui, nel santuario convento, a Cracovia. In questo convento di Cracovia, sì, ed è custodito gelosamente da voi. Sì, sempre quando adesso ci sono nuove lingue, è sempre tradotte dall'originale che avete voi. Quello che sappiamo di lei lo dobbiamo a questo diario della misericordia. Nel 1935, infatti, il suo confessore, padre Michele Soposco, le consigliò di annotare in queste pagine tutto quello che le accadeva, visioni ed esperienze soprannaturali. Il diario di Suor Faustina è una piccola perla nella letteratura mistica, ma non è stato facile scriverlo. Suor Faustina l'ha scritto tra i suoi compiti, nel cosiddetto tempo libero, ma non ne aveva molto. Lo scriveva di nascosto dalle consorelle. E solo i suoi superiori
e i suoi confessori sapevano del diario. È stato per lei un grande sforzo, ma sentiva nel cuore, e non solo sentiva, lo faceva su esplicita richiesta di Gesù, che le chiedeva che tutta l'umanità, attraverso le sue esperienze, potesse conoscere la misericordia divina. Nel suo diario sono riportate anche profezie. Ecco per esempio cosa scrive la mistica polacca. Una volta che pregavo per la Polonia, udii queste parole: amo la Polonia in modo particolare e se ubbidirà al mio volere, l'innalzerò in potenza e santità. Da essa uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla mia ultima venuta. Queste rivelazioni c'erano prima della guerra mondiale. E lei aveva la visione di questa guerra, seconda guerra mondiale. Polonia è stata prima colpita dai tedeschi. Perciò qui si può spiegare perché lei parlava, dava speranza al popolo che doveva affrontare questa terribile guerra che costava 20 milioni di gente. Polonia ha perso 6 milioni. Qui si spiega che questo è da dare una speranza al popolo che lei anche sapeva, ma era ispirata dal Signore. Queste incredibili pagine sono passate attraverso il severo vaglio della Congregazione della Dottrina della Fede e attraverso le micidiali persecuzioni delle polizie comuniste. L'ex Sant'Uffizio infatti ne ha bloccato per 20 anni la pubblicazione. Questo suo diario spirituale, La misericordia divina nella mia anima, per anni è allora circolato clandestinamente, senza alcuna edizione ufficiale, mal tradotto e in alcuni casi manomesso. Mancando un pronunciamento del Vaticano sull'autenticità delle visioni della suora in attesa che si facesse chiarezza, il culto della Divina Misericordia da lei ispirato dal 1958 venne addirittura proibito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il nulla osta al culto e alla causa di beatificazione della donna arrivarono solo nel 1979 con l'ascesa al soglio pontificio di Karol Wojtyla. La giovane suora sosteneva di avere visioni di Gesù e della Madonna, rivelazioni che annotava minuziosamente in questo diario. Nell'Antico Testamento, vi scriveva raccontando una delle visioni, mandai al mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Affermazioni come queste suscitavano valutazioni difformi, tanto che nel 1959 il Sant'Uffizio pubblicava una notificazione a proposito delle asserite visioni e rivelazioni di Sor Faustina Kowalska, nella quale stabiliva doversi proibire la diffusione delle immagini degli scritti che presentano la devozione alla Divina Misericordia nelle forme proposte dalla medesima Sor Faustina ed essere demandato alla prudenza dei vescovi il compito di rimuovere le predette immagini che eventualmente fossero state già esposte al culto. L'Episcopato polacco all'inizio non era tanto convinto di queste rivelazioni, vanno un po' paura di non mescolare una devozione al Sacro Cuore. Perciò preoccupazioni erano date dall'Episcopato polacco, almeno alcuni esponenti, e così la congregazione seguiva. Ma quando l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, è andato dal cardinale Ottaviani, dice: voi potete continuare
causa di beatificazione di Suor Faustina, e dopo è arrivato anche cambio delle idee. Naturalmente tanto ha aiutato in questa causa arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła, dopo cardinale, per di nuovo tornare al Suor Faustina, scoprirla al mondo e anche tornare al diario, perché il diario è stato studiato dai teologi profondamente per vedere se non c'è qualche cosa contro la fede. E anno dopo ha visto, dichiarato che lei aveva questa scienza diretta influssa dal Signore. Dal luglio 1934 al giugno 1938 Suor Faustina scriveva il suo diario, quindi ha finito la sua opera 3 mesi prima della morte. E ha chiesto esplicitamente che non fosse letto da nessuno senza l'autorizzazione della Chiesa. Dopo la sua morte, la congregazione, una delle consorelle, ha copiato il diario, purtroppo non l'ha fatto in modo esatto. Poi questa copia è stata tradotta in italiano, perciò non era molto comprensibile né esatta dal punto di vista scientifico e comportava molti dubbi. È stata una delle ragioni che ha fatto sì che la diffusione di questo messaggio per un certo tempo è stato bloccato. Solo quando nell'arcidiocesi è cominciato il processo informativo, il diario di Suor Faustina è stato ritradotto direttamente dall'originale in modo esatto, e da quel momento il diario è stato tradotto in oltre 30 lingue, sempre basando sull'originale. Siamo a Cracovia, siamo negli anni 40, il terrore della Seconda Guerra Mondiale incombe sul mondo, la Polonia viene invasa, comincia l'orrore nazista con le persecuzioni e la creazione di ghetti per gli ebrei, poi arrivano i campi di concentramento come Auschwitz e le deportazioni di massa. Il folle piano della soluzione finale. In questi anni un giovane operaio e seminarista tutti i giorni si reca a spaccare pietre presso la fabbrica di Solvay. Si chiama Karol Wojtyła e sulla strada che lo porta al lavoro si ferma spesso a pregare al monastero dove sono custodite le spoglie di Suor Faustina e venerata l'immagine del Cristo misericordioso da lei fatta dipingere. Essa rappresenta Gesù risorto con i segni della sua passione e morte in croce, con le piaghe dei chiodi visibili sui piedi e sulle mani. Dal costato aperto sgorgano 2 flussi di raggi, uno di colore del sangue, l'altro del colore dell'acqua. Indicano l'abbondanza di grazie che proviene dalla fonte della misericordia divina, che è il cuore di Cristo. Giovanni Paolo II non ha incontrato mai in vita Suor Faustina, ma conosciuto questo rapporto di Suor Faustina con Gesù Cristo misericordioso, conosciuto messaggi, conosciuto il diario, ma lui come uomo di profonda scienza teologica, conosciuto questo tema dal suo studio, perché il tema misericordia si trova già in Vecchio Testamento.
Nel diario di Suor Faustina leggiamo anche gli appunti su situazioni semplici ma straordinarie. Tra l'altro si legge una storia. Un giorno ha lavorato alla porta del convento, la giornata era brutta, pioveva, alla porta si presenta un giovane uomo sporco, rinfreddolito, affamato, ha chiesto qualcosa da mangiare. Suor Faustina è andata in cucina, non è stato molto semplice, doveva fare il fuoco, preparare la minestra, poi è tornata da lui, lui ha mangiato la minestra e davanti agli suoi occhi si è trasformato in Gesù, bellissimo, che le ha detto di essere venuto dal cielo per sperimentare la sua misericordia. Le persone che vengono qui al santuario di Łagiewniki, che pregano Suor Faustina non solo qui in Polonia ma anche in tutto il mondo, vedono in lei una amica, una sorella, un'avvocata e chiedono moltissime cose, chiedono guarigioni, chiedono nascita di un bimbo e le affidano intenzioni difficili delle proprie famiglie con la grande fiducia che lei può aiutarli. Secondo alcune autorevoli fonti a consigliare l'allora arcivescovo di Cracovia, Wojtyla, sul da farsi per il riconoscimento della santità di Faustina Kowalska e del suo diario fu questa suora, Madre Speranza, fondatrice del santuario dedicato all'amore misericordioso e delle piscine per i malati le cui acque sono considerate miracolose. È il 1964, infatti, quando il futuro Giovanni Paolo II si reca a Colle Valenza in provincia di Perugia e incontra Madre Speranza, alla quale chiede come procedere per risolvere l'enigma degli scritti di Suor Faustina. Madre Speranza gli consiglia che bisogna cercare a tutti i costi gli scritti originali della suora polacca. Così il futuro Giovanni Paolo II decide di seguire il consiglio di Madre Speranza, avvia a Cracovia il processo informativo di beatificazione di Suor Faustina, sostenendo che il Vaticano aveva ricevuto una poco fedele traduzione dei suoi diari. Fatto sta che il Vaticano nel 1978, quasi sei mesi prima che Monsignor Wojtyla diventasse Papa, tenuti presenti molti documenti originali non conosciuti nel 1959, considerato le circostanze profondamente mutate e tenuto conto del parere di molti vescovi polacchi, dichiara non più vincolanti le proibizioni contenute nella precedente notificazione. Ma questi sono anche gli anni del regime comunista. Avere con sé o diffondere pratiche devozionali e religiose è severamente vietato. Si rischia grosso, il diario della misericordia è in pericolo, non c'è tempo da perdere, bisogna che qualcuno lo porti a Roma ad ogni costo e con qualsiasi mezzo. Prendendo il treno, uno dei padri nostri che si occupava lì della raccolta, perché primo processo di informazione su una candidata di essere proclamata benedetta, mi ha chiesto di portare questo qua come manoscritto. Era 68, ancora c'era comunismo in pienezza e in Polonia era la legge che proibiva portare qualsiasi scritto per pubblicare senza permesso dello Stato. Questo libro non passava perché è troppo devoto e troppo grandioso. Allora ho rischiato, adoperandole i consigli di Gesù, che riproverava apostoli che sono meno coraggiosi e anche furbi per
valori del cielo dalla gente che sta fuori. Che cosa io ho fatto? Ho comprato il giornale comunista, chi lo sa se non Pravda, russo. Ho messo manoscritto dentro, proprio questo. Perché? Per consegnare nel 68 materiale al nostro postulatore, che era un gesuita. Sono riuscito perché quando è venuta la polizia a controllo, no, dei passaporti, hanno visto il giornale e mi hanno salutato senza chiedere che cosa ce l'ho. Io ringraziavo la misericordia di Dio. Gravemente malata di tubercolosi, Sor Faustina Kowalska muore in fama di santità nel 1938. Aveva solo 33 anni. Beatificata da Papa Wojtyla il 18 aprile del 1993, alla beata Sor Faustina è stata attribuita la guarigione miracolosa di una grave patologia cardiaca di un sacerdote americano di origine polacca. Il culto verso questa mistica polacca si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. Le immaginette che ritraggono il Gesù misericordioso hanno immediatamente travalicato i confini della Polonia, arrivando in chiese, parrocchie, monasteri e conventi di tutta Europa. Soprattutto la devozione verso la pratica della coroncina della Divina Misericordia è cresciuta in modo esponenziale. Santo Padre Francesco, lui ci ha detto quando siamo venuti ad Nimina che ha conosciuto questa coroncina, questa devozione a casa sua, imparato da sua nonna. Come bambino recitava questa corona a casa sua e adesso anche torna tanto a Divina Misericordia. Si può dire che anche, forse non dovrei dire io, ma è apostolo della Divina Misericordia. Abbiamo terzo apostolo della Divina Misericordia. Giovanni Paolo II proprio ha portato nel suo cuore da Cracovia qui a Roma questo culto e il Papa ha voluto, ha desiderato che proprio da questo cuore del cristianesimo, perché la chiesa di Santo Spirito in Sassia si trova a pochi passi da San Pietro, ha voluto che da questo luogo si innalzi grido alla Divina Misericordia. Sarà proprio Karol Wojtyla il pontefice che dichiarerà Santa Faustina Kowalska nel 2000, sancirà la festa solenne della Divina Misericordia per la Chiesa Universale e al suo messaggio dedicherà il suo intero pontificato.